stop and go, arresti improvvisi e false ripartenze. Questo è stato l'andamento sussultorio dei 9 mesi e mezzo di amministrazione Bonanno. Sin dall'inizio c'è stata una falsa partenza, le dimissioni dell'assessore disegnato Di Cara. Si pensò allora a un incidente di percorso, un caso isolato, ma si è ripetuto. Sono arrivate le dimissioni dell'assessore Ravalli e a seguire quelle dell'assessore Laganga e Gozza, non ancora reintegrati. Eppure, nemmeno questi segnali preoccupanti di caos all'interno della sua maggioranza hanno scalfito la calma olimpica e le granitiche certezze del sindaco Bonanno, che ha puntato tutte le sue energie su un unico obiettivo: far approvare il dissesto finanziario. A suo avviso questa era l'unica via per costruire sulla roccia invece che sulla sabbia, ma si è impantanato nelle sabbie mobili. L'ultimo stop si è avuto per l'ispezione della regione Sicilia. Dopo le relazioni dell'ispettore Petralia, Bonanno ha ritenuto di aver avuto l'ok per poter procedere con celerità verso il dissesto, ma sembra che sia intervenuto Crocetta in persona a smentire questa interpretazione. Eppure qualcuno ha cominciato ad avere i dubbi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto chiarimenti sulla reale impossibilità di procedere a un piano di rientro decennale, perché da questo dipende la necessità del dissesto, solo se l'alternativa del piano di rientro è impraticabile. E i revisori hanno dei dubbi. Meno male che qualcuno condivide le nostre perplessità. Per aver espresso dei dubbi siamo stati tacciati di essere faziosi e di parte, non da Bonanno per la verità, ma dai suoi troppo zelanti supporters. Si sa, i gregari sono sempre più realisti del re. Avevamo anche paventato il rischio che il dibattito fosse inficiato da pregiudizi ideologici e invitato Bonanno a intavolare un dialogo franco con tutto il collegio comunale e le forze produttive e sociali della città. Non aver saputo o voluto sfilare dal dibattito la carta dell'ideologia è stato un colossale errore politico. La discussione pro o contro il dissesto si è trasformata in un referendum pro o contro il sindaco. E fare del dissesto l'unica preoccupazione un cavallo di Troia. Cassandra avvertì del pericolo che il cavallo rappresentava, ma fu ritenuta una folle visionaria isterica, fu zittita, ma Troia bruciò. Ma forse Caltagirone non farà questa fine. Venerdì 8 marzo c'è stato un incontro urgente a Palermo tra la regione e i dirigenti d'area e i revisori dei conti del comune di Caltagirone. Anche il sindaco è andato, assente invece il segretario generale, e pare che sia rientrata la decisione di andare al dissesto e il vento sia cambiato. Non è mai troppo tardi.